L'intervento di restauro scientifico, detto anche museale, è un tentativo di conservare e restituire alle opere il loro stato originario, senza però cancellare del tutto gli effetti del tempo. Questo tipo di restauro è rivolto alle opere d'arte custodite presso musei o mostre. Come priorità, conserva l'opera e ne evidenzia gli interventi, allo scopo di assicurare all'osservatore l'autenticità di ogni sua parte, escludendo ogni manomissione a livello formale. Nel restauro della ceramica, la metodologia varia di caso in caso. L'epoca dell'oggetto è determinante per stabilire l'intervento conservativo più consono. Nelle ceramiche cinquecentesche, il restauro inizia con un'accurata pulitura e, se necessario, la rimozione di precedenti interventi. Alcuni esempi mettono in risalto la criticità di questa operazione. Nel restauro di un pannello in lagioni cinquecentesco, conservato presso la Pinacoteca Civica di Savona, eseguito nell'anno 2003, la rimozione del supporto e la pulitura del retro di ogni lagione è stata una delle parti più laboriose da eseguire. Le integrazioni nelle zone lacunose sono state effettuate utilizzando stucco cellulosico pigmentato con terre naturali. Successivamente si è provveduto ad effettuare come risarcimento cromatico una base neutra con tempera acrilica. Utilizzando carta da spolvero si è riportata la traccia a tappeto della decorazione mancante, risarcita successivamente a pennello secondo il criterio di riconoscibilità dell'intervento. La precedente integrazione del volto è stata rimossa perché considerata tarda e fantasiosa. La lacuna è stata reintegrata con il colore dell'impasto leggermente sottotono. Nel risarcimento cromatico fondamentale è possedere una documentazione certa. Senza di questa ogni intervento risulterebbe soggettivo e arbitrario. Nel caso del restauro della coppa Il Battesimo di Cristo, Urbino, scuola di Nicola da Urbino, custodita presso le raccolte artistiche del Castello, Milano, l'autore si è ispirato ad un'incisione di Marcantonio Raimondi da Francesco Francia. Questo ha permesso di eseguire un risarcimento pittorico documentato nella vasta integrazione presente. Un curioso intervento di restauro ha riguardato un tondino in maiolica, Adamo ed Eva al lavoro, di Nicola da Urbino, 1525 circa, custodito presso le raccolte artistiche del Castello, Milano. Alcuni indizi, presenti lungo le fratture, i ritiri dello smalto, l'avvallamento di quest'ultimo in prossimità dei fori e nelle fratture delle parti andate perdute, hanno fatto pensare a un restauro avvenuto poco dopo la creazione dell'opera, rotta durante la cottura. Probabilmente l'opera ha subito una terza cottura che ha permesso di risaldare i frammenti con un collante particolare, il silicato di sodio. In questo caso si è scelto di eliminare le precedenti integrazioni e lasciare visibile l'intervento dell'epoca. Per quanto riguarda il restauro conservativo della terraglia, l'intervento su un calamaio di Giacomo Boselli, custodito nel museo di Villa Cagnola a Gazzada, Varese, documenta come si possa intervenire su una ceramica del XVIII secolo, integrando piccole lacune antiestetiche senza completarle con la decorazione. I colori utilizzati sono acrilici, diluiti in solvente e stesi con l'aerografo. Nel restauro estetico-funzionale, il restauratore opera nel pieno rispetto delle caratteristiche composito-strutturali del pezzo, prefiggendosi di dare all'oggetto, anche nei minimi particolari, l'aspetto originario. L'intervento, effettuato sui posacenere dell'artista Renato Birolli, proprietà dell'archivio Cavellini di Brescia, ne è un esempio. I quattro posacenere, precedentemente incollati, sono stati puliti e scollati. Dopo aver eseguito l'incollaggio e le integrazioni dovute, si è proceduto a risarcire le lacune con colori acrilici e a tempera. Il restauro e la conservazione diretta sono quindi due operazioni di tipo teorico-pratico. In entrambe devono essere coniugate l'abilità manuale e le conoscenze di carattere teorico-scientifico, ed entrambe devono essere rette da principi che tendano ad assicurare la sopravvivenza materiale dell'opera, a preservare la sua autenticità e a garantire condizioni ottimali di leggibilità.